il ritorno del fondo verde sul percorso di Piazza di Siena, l'incredibile doppietta azzurra nella Coppa delle Nazioni, il Gran Premio Roma, di nuovo nel segno del tricolore. L'edizione 2018 dell'Oxio di Roma entrerà nella storia del salto ostacoli. Scenario incredibile, emozioni fortissime, suggellate nella giornata di venerdì dal passaggio spettacolare delle frecce tricolori. Pochi minuti prima, Bruno Chimirri, con un percorso perfetto, il secondo della sua splendida giornata, insieme a Tower Mouche, aveva regalato all'Italia la seconda coppa in due anni, bis che mancava dal 1977, liberando l'urlo di gioia del caloroso pubblico di Villa Borghese. Un quartetto tutto militare, quello italiano, che ha saputo gestire l'errore di Emanuele Gaudiano con Kaspar nella seconda manche e chiudere alla fine con appena 4 penalità in totale davanti alla Svizzera e ai titolatissimi Stati Uniti. Sapevamo che avevamo una squadra rinnovata, però sapevamo che chi andava a difendere con l'Italia sono grandi atleti, grandi cavalli, per cui sotto anche con il presidente Di Paola, insomma, avevamo speranze. Poi devo dire che, insomma, in questa piazza di Siena, anche simbolicamente col prato, quindi si ricorderà anche nella storia questa edizione, con queste gradinate, pubblico così folto, partecipazione, entusiasmo, cioè tutte cose che probabilmente fuori dal mondo degli addetti ai lavori, secondo me. Anche l'equitazione, il salto ostacoli, ha bisogno di questi ingredienti che la rendono a portata di tutti. Non a caso è fondamentale anche la possibilità dell'ingresso gratuito. Non so se avete visto proprio un tifo da stadio, però molto rispettoso, un silenzio quasi religioso durante la prestazione e poi proprio un urlo liberatorio. Sono felice di esserci stato. Non sono solo tre atleti con cui puoi fare il risultato, e ne scarti uno. Abbiamo dimostrato di avere, come si dice in gergo, una rosa ampia e quindi, insomma, il commissario ha una bella, diciamo, responsabilità, però siamo molto felici, un percorso che va avanti. È chiaro che adesso si entra nel biennio anteolimpico, dove è fondamentale continuare a fare risultati per il ranking, per la qualificazione, che non è per niente semplice. E a quel punto i traguardi, insomma, sono a portata. Molto felice, viva l'equitazione italiana. Un'esultanza quasi da stadio alla fine, per sì. Lei col presidente Di Paolo. Quando ce l'ho, sì, quando ce l'ho, hai capito? Le scelte del CT, Duccio Bartalucci, sono state premiate in conferenza stampa. La felicità si è unita alla soddisfazione per una stagione iniziata nel migliore dei modi, che dovrà portare al mondiale americano con la speranza di strappare la qualificazione olimpica. Credo che abbiano veramente fatto una grande dimostrazione di capacità tecnica, di grande equitazione i nostri cavalieri. L'anno non ebbe una prestazione felicissima, in quella squadra fu tutte e due i percorsi, la sua prestazione fu quella scartata. Però io l'ho portato quest'anno in squadra a Samorin, dove aveva fatto due eccellenti percorsi e avevo visto che era in una forma straordinaria. Poi, diciamo, in epoca passata Chimirri per me ha rappresentato uno dei cavalieri di punta della squadra nazionale quando l'ho diretta io, quindi mi fa piacere ritrovarlo così in forma. Ed è un'Italia che dà un grande segnale di continuità. Sì, soprattutto considerando che quelli che sono in tutto il mondo considerati i tre nostri cavalieri più importanti, Zorzi, De Luca e Bucci, in questa circostanza non erano nei quattro della squadra, quindi vuol dire che abbiamo un movimento in grande crescita. A inizio stagione questa vittoria ci dà un grandissimo morale, l'obiettivo è la qualifica per le Olimpiadi che si avrà ai mondiali a metà settembre nel North Carolina, negli Stati Uniti, però veramente questa vittoria è la dimostrazione di un cambio di mentalità e la dimostrazione che se noi ci crediamo, noi italiani siamo i migliori. Per i cavalieri, Luca Marziani in sella a Tocchio du Soleil, Emanuele Gaudiano, Giulia Martinengo Marché su Verdin SZ e Bruno Chimirri in rispettoso ordine di gara, la consapevolezza di aver fatto la storia, ma anche l'obiettivo di dare continuità a tutto il movimento azzurro. Beh, vincere qui a Roma è molto emozionante.
vincere anche una gara piccola, quindi vincere una Coppa delle Nazioni è una cosa fantastica. Ok, il mio cavallo è stato bene il primo giro, il secondo giro abbiamo avuto un problema, però per fortuna avevo compagni fortissimi e ce l'abbiamo fatta. Hai temuto un po' dopo quell'errore? Devo dire che sapevo che Bruno avrebbe fatto molto bene, quindi cioè, ero dispiaciuto per il mio risultato, ma ero molto fiducioso per il nostro risultato come squadra. Ho avuto la grande fortuna di poter vivere un momento storico probabilmente in questo XIO, perché entrare con quella pressione, ultimo, essere decisivo e poter alzare il cap davanti a questo meraviglioso pubblico di Roma, regalando la vittoria, grazie sicuramente al mio cavallo Tower Mushi, ma grazie ad una squadra fenomenale che hanno combattuto come dei gladiatori, e forse è il modo giusto di dire, a Roma bisogna essere dei gladiatori per vincere, mi hanno dato questa grande possibilità e questa grande gioia. La squadra ha vinto tutta insieme. Tu eri presente anche lo scorso anno, però questa edizione era particolare perché c'era il ritorno del Prato, questo pubblico così vicino, caloroso, insomma credo che sia stata ancora più bella quest'anno. Sì, forse l'anno sono state diverse le emozioni, perché l'anno scorso era la prima dopo tantissimi anni che si rivinceva, eravamo un gruppo che credevano in quella vittoria già da 8 mesi, ed era da 8 mesi che si parlava di dover vincere la Coppa a Roma dopo tanti anni, di fare l'impresa, e ci siamo riusciti l'anno scorso. Quest'anno l'emozione era fortissima perché erano venuti piano piano a mancare meno dei cavalli chiave di quella vittoria e dei cavalli chiave nel palcoscenico internazionale, quindi ci sentivamo ancora più sotto pressione perché eravamo meno sicuri di potercela fare. Però devo dire che quando si è concentrati e quando ci si è così uniti, così forte, ci si crede così tanto, certe volte si riesce a fare quel qualcosa in più che ci regala la vittoria. Per Giulia poi una soddisfazione in più, la quarta Mazzone Azzurra nella storia a far sua la Coppa, dopo Perrone, Serventi e Nova. Ma sicuramente è un valore aggiunto, non è una cosa alla quale io pensi, perché chiaramente sono talmente abituata al fatto che si gioca ad armi pari che per me è proprio vero questo, però è un valore aggiunto, mi sento un po' la mascotte di tutti loro e sono trattata con grande affetto da parte di tutti, e quindi una mascotte preziosa però. Sono felice di aver dato un buon contributo e entusiasta, emozioni enormi. Senti, solo un'ultima battuta sulla stagione che verrà ancora, insomma, perché sei dall'inizio e gli appuntamenti non mancheranno. Presto dire, adesso godiamoci questo momento, perché altrimenti a pensare sempre ai prossimi appuntamenti si rischia di non godersi l'oggi. L'oggi è da goderselo per bene, perché è, penso, una grande vittoria. Un'edizione di Piazza di Siena iniziata giovedì con il bel successo di Filippo Bologni nel premio Safe Riding categoria tempo, concorso disputato nel vecchio galoppatoio finalmente recuperato di Villa Borghese. È la prima edizione della storia in cui Piazza di Siena vede due campi, due arene, quella tradizionale, l'ovale che ritrova il manto erboso, e la nuova arena nella zona del galoppatoio, quindi dove ci sono anche i box dei cavalli dell'internazionale, in un campo in sabbia. Trovo che sia una bella idea per cercare anche di dare più possibilità al pubblico di vedere più gare e più ambienti, e poi figurati, ho vinto la prima gara, quindi sono molto favorevole a questa iniziativa, speriamo che possa continuare nei prossimi anni. Sono molto contento di come stanno saltando i miei cavalli in questo inizio di stagione, anzi ormai siamo a metà stagione. Settimana prossima parteciperò allo XIO di Lisbona in Portogallo in sella al mio altro cavallo Lacan, che è un cavallo nuovo che ho da gennaio, e nell'ultimo mese ho cominciato ad ottenere i primi risultati importanti vincendo un gran premio di 1,50 m di selezione proprio in vista degli appuntamenti a squadre futuri, e il primo sarà a Lisbona in Portogallo. Poi si vedrà, ci sono i giochi del Mediterraneo a fine giugno a Barcellona, io spero vivamente di essere convocato perché trovo di avere un cavallo adattissimo a quella categoria, niente, vedremo cosa succederà. Un galoppatoio che ha visto protagonisti anche i pony, con le varie categorie in gara, questa volta con lo spazio che meritano e la giusta location. È stato veramente un regalo che ci ha fatto il nostro presidente, è un'area bellissima, una cosa fantastica, abbiamo potuto mettere delle gare pony, abbiamo potuto mettere delle gare per gli amatori, tutta una serie di attività che sono importanti.
io credo che meglio di così non si poteva fare, è un'edizione di Piazza di Siena veramente fantastica. I ragazzi che sono qua con i pony hanno fatto una selezione al Master Pony ad Arezzo l'ultima settimana di aprile e lì i migliori sono stati selezionati per fare insomma queste gare qua a Piazza di Siena, quindi diciamo che sono per queste categorie i migliori che abbiamo in Italia questi ragazzi qua. Il mondo pony parte dai pony quelli del ludico per i bambini, le messe in sella, poi abbiamo le gare ludiche che comunque hanno la loro importanza, arrivare al Mountain Games che è una disciplina del ludico diciamo un po' più avanzata, fino ad arrivare poi al salto ostacoli, al completo, al dressage, l'horseball, il volteggio, quindi è un po' in tutte le discipline. Ovviamente non abbiamo potuto qui portare tutte le discipline, abbiamo qua il salto ostacoli, due categorie, una categoria 110 e una categoria 115 che cominciano già a essere categorie importanti e speriamo che questi ragazzi sono il futuro della nostra equitazione insomma. Pony che hanno accompagnato i tanti bambini a corsi a Villa Borghese, circa 6.000 il totale nelle quattro giornate, in uno spazio apposito con un percorso specifico e propedeutico per il battesimo della sella. Dai 3 anni in poi tutti a conoscere questo fantastico animale. Infine domenica non poteva mancare la ciliegina sulla torta, lo storico successo di Lorenzo De Luca nel Gran Premio Roma. Grazie al suo Halifax, l'azzurro, assente nella Coppa delle Nazioni che aveva invece vinto lo scorso anno, ha restituito il prestigioso premio all'Italia a 24 anni dall'ultimo successo targato Arnaldo Bonogni e battendo alcuni tra i più forti cavalieri al mondo, tra cui il numero 1, l'olandese Smulders, per un'edizione che sarà davvero difficile da dimenticare.